Una donna è morta dopo aver atteso oltre un'ora e mezzo un'ambulanza che oltretutto al suo arrivo si è rivelata essere un mezzo di soccorso non medicalizzato, cioè senza medico a bordo. L'episodio si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nel Reggino, in Calabria. A denunciarlo è stato Salvatore Oriente, un medico che era corso per assistere la donna, chiamato dai familiari. È stato proprio lui ad allertare il 118, spiegando che serviva urgentemente un'ambulanza, il cui arrivo è stato atteso addirittura un'ora e mezza e la donna è purtroppo deceduta. Un episodio grave che ha spinto il dottor Oriente a scrivere al ministro della salute Roberto Speranza, come riporta il giornale Il Reggino. Alle 2 del mattino mi recco da una paziente infortunata che poi purtroppo è deceduta. Oltre ai primi soccorsi chiamo immediatamente il 118 e mi arriva dopo 90 minuti un mezzo senza medico a bordo, ha scritto il medico accusando. Siamo tutti colpevoli di omicidio, istituzioni e cittadinanza. Al dottor Oriente, che è oncologo e medico di medicina generale a Villa San Giovanni, nella città metropolitana di Reggio Calabria, nel suo atto di accusa ricorda il grave stato in cui si muove il servizio di emergenza medica locale, rivelando che la domenica precedente all'episodio, in pieno giorno, per un caso analogo, dalla centrale operativa gli avrebbero risposto che non c'erano ambulanze disponibili.